Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito. Oggi sono in compagnia di questa bellissima BMW X3 30D, che significa 3000 diesel 6 cilindri, in questo caso da 249 cavalli. E siccome è un motore che in BMW gira tantissimo, pensiamo all'X3 appunto, X4, X5, X6, serie 5 e così via, ho pensato di fare un bel video per vedere il potenziale di questo motore, che secondo me è altissimo. Oggi andiamo a fare una mappa stage 1, quindi lasciando tutto il resto originale, compresa mappa cambio, che lascerò originale, il cliente ha voluto aspettare, quindi faremo solo elettronica motore. Adesso la rullo originale, vediamo quanti cavalli a coppia fa e poi cominciamo. Ok, cominciamo subito con il lancio originale. Fantastico. Ragazzi, una precisione surreale, 248.8 cavalli e 531 Nm. Guardate, la curva è bellissima, perfettamente dritta, forse qua in alto delle lievi inflessioni, e quella di coppia è disegnata a matita praticamente, fantastica. Devo dire, una base di partenza precisa, assolutamente perfetta. Adesso colleghiamo lo strumento, faccio una lettura virtuale della centralina, vado in laboratorio e la mappiamo. Ok, ho ottenuto il file originale direttamente dalla OBD per fare prima, e perché l'altro strumento è momentaneamente occupato, quindi ho dovuto per forza optare per questa soluzione. Allora, prendo il file, andiamo in laboratorio. Ok, diamo un'occhiata al file rapidamente. Questi sono i dati dell'auto, della centralina e del motore, quindi al 249 cavalli diciamo, e tutto è pronto. Adesso faccio la mappa e poi la scriviamo. Molto bene, stiamo scrivendo il file modificato sempre da OBD. Ma perché stiamo? Sono da solo. Sto scrivendo il file modificato. Attendo la fine dell'operazione e la proviamo. Perché la proviamo? La provo, sono sempre da solo. Mentre attendo la programmazione notavo una cosa. Ehi Siri, calcola 183 per 1,36. La risposta è 248,88. 248,82. Cazzo, per un pelo. Ok ragazzi, dai, facciamo qualche lancio, ne vediamo uno insieme. Madonna ragazzi, che bomba, non me l'aspettavo così. Allora, queste verdi sono le curve nuove, 316 cavalli, 643 Nm, quindi oltre 110 Nm e cavalli oltre 50-60, sono più di 60. La curva è migliorata, molto più tondeggiante, sia di coppia sia di potenza, raggiunge il picco più o meno a, questi saranno 4000, esatto, 4000 giri, e poi si chiude un pochino dopo. Vedete, abbiamo guadagnato anche qualche giro. Fantastico, non vedo l'ora di smontarla e andarla a provare. Provo a fare il secondo video perché il primo non si sentiva niente. Vediamo così com'è. Allora, ovviamente mi sono già tolto la sorpresa iniziale della prima accelerata aggressiva, però devo dire che va molto bene. Adesso vediamo se insieme riusciamo a farne un. La cosa che mi ha stupito molto, al di là della potenza e coppia, è la reattività. Cioè, sono più bello tranquillo, devo fare un sorpasso, bam! Vado, volo, fantastico, che figata ragazzi. Cioè, consideriamo che poi è un X3, X-Drive, SUV, grande, con le gomme grosse. I motori BMW, ragazzi, fan paura, eh? Sempre, sempre, sempre belle soddisfazioni, anche se questa è andata, devo dire, un po' meglio del previsto, perché di solito ho fatto 305-308 cavalli più o meno, questa qui, tanta roba. E va bene, dai, direi che torno alla base. Gran figata, motore da comprare, un gradino sotto il superbollo di un pelo, ma con un potenziale
infinito, veramente fantastico. Fargli la mappetta a cambio sarebbe stato il top, ma non è detto che in futuro tornerà per poter fare l'upgrade. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come al solito qua in alto, ci vediamo con il prossimo, mi raccomando, seguite sempre Power King Chip Tuning sui social, Instagram, YouTube, Facebook. Chi più ne ha più ne metta, mettete like ai post, ai video, commentate, condividete, così che le varie piattaforme ci possano spingere un pochettino verso l'Olimpo. Ciao a tutti!